Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi, questa è la mia stanza, io sono la Nera Luna, come potete supporre e come potete vedere oggi andiamo ad utilizzare altre delle mie cialde singole, in particolare dei nuovi colori che mi sono appena arrivati, quindi ancora non ve li ho fatti vedere neanche swatchati, e questa mia palette che è una delle mie palette preferite, non mi stancherò mai di dirlo, la qualità è altissima, è una palette della Lovelace Cosmetics ispirata ai vampiri di Intervista col Vampiro e si chiama Drink From Me and Live Forever. E sto utilizzando questo colore di transizione che si chiama Gut Kills, è un colore molto molto bello, tutti i colori di questa palette sono meravigliosi, sia i matte che gli shimmer si sfumano benissimo, sono iperpigmentati, quindi consiglio vivamente questa palette anche per il rapporto qualità-prezzo, in particolare in questo makeup utilizzeremo di questa palette solamente i colori matte perché poi appunto andrò ad utilizzare gli shimmer delle mie cialde singole, quindi dei miei ombretti singoli. Ho preso sempre della stessa palette Immortal Kiss, che è questo bellissimo rosso un po' mattone. È un colore che mi piace da morire e si sfuma benissimo all'interno dell'altro, quindi diciamo anche questi colori si sfumano praticamente da soli. Quindi li consiglio anche per chi insomma ha appena cominciato con il make-up, perché sì, sono molto pigmentati, quindi ovviamente è leggermente più difficile controllare la quantità di colore che si prende, ma si sfumano divinamente, quindi sono abbastanza facili da lavorare. Come vedete col pennello che ho usato per God Kills sto andando a sfumare diciamo la parte esterna di questo make-up, mentre ora ho preso la mia solita colla per glitter, quindi è un glitter primer di NYX. E con un pennello piatto la vado ad applicare quasi su tutta la palpebra mobile e sforo anche un pochino oltre la mia piega dell'occhio, proprio perché ormai sapete con la mia forma dell'occhio che è un occhio incappucciato, quindi diciamo la palpebra fissa quando apro l'occhio copre la palpebra mobile, ho bisogno di portare il colore della mia cut crease un po' oltre la piega in modo che si veda anche quando l'occhio è aperto. Ed ecco qui i nuovi colori che vi volevo presentare, oggi ne utilizziamo solo uno, il brand è un brand che viene dalla Bielorussia, quindi non ho pagato la dogana, e è questo colore X23, quindi sono numerati in realtà, non hanno nomi, ed è questo incredibile colore a base rossa, questo rosso diciamo molto mattone, un rosso sì sangue, molto scuro, cangiante verso il blu, quindi diciamo una shift incredibile, perché da un rosso a un blu è una shift piuttosto inaspettata, è veramente meraviglioso, ha questa texture materica perché comunque ci sono dei glitter abbastanza solidi, anche se la base è comunque incredibilmente specchiata, quindi illuminato con una luce, poi vedrete con la luce del telefono si vede la parte materica, mentre visto così diciamo con una luce appunto a LED o comunque con una luce più naturale si vede la parte specchiata dell'ombretto, ecco, della texture. Sto andando a scurire l'angolo esterno della mia cut crease appunto con lo stesso rosso Immortal Kiss della palette di Lovelace, ma vedrete che poi andrò a scurire anche con altri colori e alla fine utilizzerò il nero, perché avendo il colore di Burnovich una base molto molto scura, diciamo il colore che ho utilizzato all'esterno dell'occhio non era abbastanza scuro per proseguire appunto la sfumatura, quindi per finire questa sfumatura digradante dal chiaro al centro dell'occhio allo scuro all'esterno mi serviva di utilizzare un colore veramente scuro, perché altrimenti con alcune luci si sarebbe vista l'eccessiva differenza di intensità. Sono andata a prendere un colore di Glaminatrix, si chiama Sweetheart, ed è questo duochrome a base rosa con questa shift oro, questo l'avete già visto, ma mi piaceva appunto mettere un punto di colore diverso più nella zona centrale dell'occhio, quindi come vedete sto andando ad applicare un pochino di questo colore all'interno dell'occhio, quindi all'interno della mia cut crease.
Come vi avevo già detto, ho preso questa cialda della Give Me Glow Gossip Girl, me l'avete già vista utilizzare perché ho pensato di riuscire a scurire l'angolo esterno con questa. Vedrete che non è sufficiente, nelle immagini finali vedrete che ho aggiunto direttamente il nero, perché appunto la base del colore di Bernovich è molto 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 intensa, molto molto scura, e quindi non è stato sufficiente, anche se diciamo con la luce che state vedendo voi in camera non si nota particolarmente l'effetto di cui sto parlando. Nella parte inferiore dell'occhio sono andata a ripetere lo stesso schema colori che ho utilizzato nella piega, quindi ho utilizzato God Kills e Immortal Kiss e Gossip Girl appunto della Give Me Glow, mentre all'interno dell'occhio ho utilizzato una cialda di Theramun Cosmetics che si chiama Meteorite, l'avete già vista in altri make-up, e ho utilizzato anche sotto il colore di Gleaminatrix, quindi quel rosa che ho utilizzato all'inizio della palpebra mobile superiore. Questo è il look finito, spero che vi piaccia. L'unica cosa che posso dire su questo colore, ho utilizzato per il momento solo questo, ma è incredibile, forse è il più bel colore che ho nella mia collezione. So che lo dico ogni volta, ma stavolta penso sia quella definitiva. È veramente veramente stupendo, ha questa shift incredibile. E soprattutto l'intensità, la texture è veramente 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 bello ed è abbastanza accessibile. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like qua sotto e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblicherò. Pubblico ogni mercoledì un video a sorpresa, ogni sabato un video di make up. Spero di vedervi nel prossimo video. Un bacione, ciao ciao.